grande. Dunque, voi fate un genere crossover che si sentito in giro è solitamente tipicamente cantato in inglese. E ci ha fatto a noi molto piacere sentirlo cantato in italiano, perché comunque, come hai parlato tu di messaggi che devono arrivare al pubblico, nonostante comunque non siete molto conosciuti, è giusto che arrivino cantati in italiano. Esatto. E avete qualche gruppo che vi ha influenzato sul crossover, anche magari nel passaggio dal funky che facevate? No, sul crossover no, in realtà. O comunque altri gruppi che fanno crossover cantati in italiano, che io ne conosco poco. Quando io scrivo le canzoni, quando le scriviamo, comunque mi interessano molto, sono i Rage Against the Machine. Però non sono in italiano, lui chiede in italiano. Ah, in italiano? Sì. Ah no, no, in italiano. Beh, anche poi. No, no, i gruppi sono influenzati in generale. Sono Rage Against the Machine e i Muse un po', e gli Alice in Chains un po' per via del fatto che lui è molto portato ad avere un modo di cantare simile. No, gli italiani una volta erano in Negrita, ma quando facevamo le cose un po' più tranquille. Prima in Negrita. Sì. Dopo poi italiani, no? Italiani. Infatti anche in realtà anche il crossover, le sonorità sono da crossover. Di rappato, a parte Radio Shock, è qualcosa che deve arrivare, che non è ancora stato fatto sul palco, abbiamo poco. Poco perché la scelta dell'italiano ti vincola, cioè, l'italiano non lo puoi ruttare. Mm. È una lingua che va cantata, appunto. A canzone, come si dice. Mm. No, davvero, non riesci. Cantando in inglese tu invece puoi permetterti di avere tutta la durezza, l'asprezza del picchiato tutto sulle consonanti mentre canti. Hai una durezza diversa. L'italiano ti porta comunque a cantare, quindi ovviamente è una scelta vincolata. Poi anche il semplice fatto di avere delle sonorità che sono crossover, quindi tendono a inquadrarci nel crossover, ma avere delle linee melodiche della voce e anche certe linee melodiche poi delle chitarre o del basso, lavorano più sul rock tradizionale, sta stretto. Guarda, se chiedi a me i gruppi miei di influenza, io sono un 74 come annata di nascita, quindi sono vecchiariccio, si vede anche, no? E sono roba tipo i Pearl Jam, i Soundgarden, i Rage ovviamente lassù, i Rage sono lassù, gli Alice in Chains, sai, non ti scordi chi sei e dove sei cresciuto, e portando avanti le cose comunque una traccia di chi sei e dove sei cresciuto rimane.